Ciao a tutti, oggi andremo a vedere tre modi per salvare effetti preferiti. Quello che voglio farvi vedere oggi sono tre metodi per semplificarvi ulteriormente la vita, rendendo il vostro workflow semplice e veloce. Quindi andiamo a vedere come si fa a salvare degli effetti preset sia delle clip che dei plugin di terze parti. Eccoli. Allora, qua ho messo una clip mia, vedete, io registro in 4K, quindi 4096x2160, e quindi di tutte le clip io devo zoomare un pelino. Però invece di zoomare tutte le volte, zoom al 107%, 107, e di questo mi salvo un bel preset. Come fare? Qua save effect preset, vi consiglio categoria new category di mettere un piccolo underscore davanti, così va al primo della lista. Io metto test perché il mio l'ho già creato, nome dell'effetto, quindi larga, e scegliamo, in questo caso ho modificato solo la scala e quindi ovviamente ci sarà solo lo scale. Salva e lo andremo a trovare dentro i nostri effetti. Vedete qua test e ci sarà la nostra larga. Quindi cosa vuol dire? Che se io qua resetto questo, glielo applico sopra, il gioco è fatto. Lo uso spesso soprattutto nei tutorial perché poi faccio delle zoomate digitali. Quindi cosa succede? Che magari zoom, questo lo sposto di qua, scusate il mio faccione, save effect, qua vedete cambia position e scale, perché ho appunto modificato anche la position. Qua scriverò primo piano, quindi posso passare velocemente quando faccio tutti i miei tagli. Facciamo le due al volo, uno qua, uno qua. Quindi cominciamo con una larga per poi andare su un primo piano e larga. Ok? Quindi avrò le mie tre scene. Questo si può fare anche per l'audio. Quindi se noi andiamo qua, facciamo le nostre variazioni, per esempio mettiamo l'equalizzatore, tolgo via un po' di questi, flat, salva preset, ovviamente andrà nella categoria audio in questo caso, gliene aggiungo una categoria, qua non l'avevo ancora creato, e scriverò preset e lo chiamo test. Ovviamente questo lo vedrete negli sotto la categoria audio test. Lo posso prendere e spostare sulle altre mie clip. Ok? Altra figata sempre che fa parte dell'Inkspector è che si può salvare anche nei color wheel, nelle color correction. Andiamo sul triangolino, creiamo un color wheel, facciamo una piccola correzione colore. Facciamola così un po' slavatina, sui medi gli diamo un po' di calore e sui neri, ok, eccolo qua, questa è la nostra color, ci piace tantissimo. Salviamo il preset color wheel. Andrà a finire sempre sotto testi in questo caso e mettiamo color 01. Eccolo qua, color 01. La figata è che vi ricordo che quando ci passate sopra applica direttamente come se fosse un plugin. Questa cosa si può fare anche con gli altri tipi di effetti che già avete sul Mac, sul vostro Final Cut. Per esempio Crisp Contrast,
lo aggiungiamo alla nostra clip, andiamo appunto sul crisp, decidiamo quanto l'intensità, l'amount che vogliamo mettere e possiamo salvarlo. Ovviamente in questo caso, perché si trova nell'inspector, mi chiede anche: vuoi salvare posizione e scale? Ovviamente dico di no e lo rinominerò con crisp contrast '01, così mi ricordo che fa riferimento a quel tipo di effetto e me lo ritrovo sempre tra i miei preset. Questo si può fare con qualsiasi altro tipo di preset dentro Final Cut. Questo si può fare anche con i titles, ma in modo diverso. Quindi andiamo su title, mi prendo un custom, ok, andiamo qua, tutorial, cambiamo il font, cambiamo il size, ci piace questo, vertical alignment, line spacing, questo, tutto quello che c'è dentro appunto questa sezione qua, face, outline, mettiamo la nera, glow, key. Questo qua ci piace assai, andremo qua sopra, save all format and appearance attributes, clicco e gli do il nome, stile 01, salva. Dove lo salva? Lo salva esattamente qua. Questo stile che avete appena salvato lo potrete usare anche con altri tipi di animazioni sui title preset che abbiamo già qua. Per esempio prendiamo questo, mettiamoci qua, ok, vedete subtitle, questo lo togliamo per non creare confusione, andiamo sempre qua e tiriamo su il nostro stile. Questo è molto comodo per quando fate diversi titoli, diverse scritte che volete il vostro stile, carattere, colore. Vi mettete lì e lo salvate. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, campanellina, non fate i furbetti, bisogna sempre rimanere sul pezzo di video futuri che usciranno. Mi raccomando, se avete qualsiasi domande iscrivetevi anche al mio Instagram, sono sempre disponibile, trovate il link qua in descrizione. Iscrivetevi anche ai miei gruppi Facebook, Final Cut Pro Italia il gruppo, oppure Cinelight Crew, tutto in descrizione. Quindi, se il motore sta girando, ciak, azione!